Questa intervista nasce dalla necessità e curiosità di scoprire quando e come nasce l'idea dell'uscita del casello di Bibione, in quanto questo tema, quotidianamente discusso, con una sovrapposizione di opinioni e racconti di vario tipo. Siamo con il geometra Paolo Carlesso, già sindaco dal 1985 al 1990. Come e in che contesto nasce l'idea dell'uscita di Bibione, ma partendo da Visopoli? Allora, per poter in qualche modo dare compiuta risposta a un tema su cui si discute molto, mi permetto di fare una premessa che individui, descriva come da domanda sua il contesto in cui nasce tutto. Allora, dobbiamo partire dai primi anni Ottanta. Primi anni 80, dove l'allora sindaco di cui io facevo il vice, il signor Pessa Luigi, insistendo testardamente, ma con ragioni che abbiamo sostenuto poi tutti in amministrazione, con l'allora presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari, ex sindaco di San Donà, Trevisan, convincendolo di fare un intervento di recupero di Villa Mocenigo. Quindi tutto nasce da qua. Le case popolari vengono realizzate, poi sarò io da sindaco che le inaugurerò, e da lì nasce cosa? Nasce la presunzione anche di un territorio, perché in quel momento il progetto, e apro una parentesi, il progetto era stato premiato a Parigi come uno dei migliori progetti europei di recupero di ville venete. Per innovazione, ovviamente, per concetto. Allora, il territorio si rende conto dell'opportunità. Si rende conto dell'opportunità. Partendo da Pramaggiore, l'allora sindaco Moretto Luciano, con la Mostra Nazionale dei Vini. Partendo dalla regione Veneto, che scopre che la porta d'ingresso del Friuli in Veneto è fossata di Porto Urbano, è il Visopoli. Quindi, perché non utilizzare questa porta del Veneto? E da lì poi diramare in qualche modo l'immagine del Veneto, partendo anche da Bibione. Quindi facciamo un'uscita dell'autostrada per venire al Visopoli e da lì, già che ci siamo, andiamo a Bibione. Quindi l'idea dell'uscita del casello di Bibione nasce in questo contesto. Poi come si concretizza? Perché ci sono stati dei passaggi. All'epoca in Consiglio Nazionale dell'ANAS c'era un signore poi diventato anche amico di Fossalta, oltre che mio, si chiamava Giorgio Gallato, architetto. Bene, era riuscito a far approvare una delibera del Consiglio Superiore dell'ANAS in cui veniva approvata l'uscita del casello autostradale per Bibione ad Alvisotto. Questo atto è facilmente diciamo, verificabile agli atti in Comune di Fossalta di Porto Urbano. Quindi credo in qualche modo di aver esaurito un po' la sua curiosità. Ecco, diciamo che l'uscita poi del casello di Avisopoli aveva anche un'altra funzione di andare verso l'Estate Gate Park e per cui anche recuperare in maniera diretta questa zona che si prospettava come sviluppo, economico, un sviluppo produttivo. Ecco, per quale motivo poi è stato spostato questo casello? E se prima di spostarlo c'era anche la possibilità, diciamo, economica per poterlo invece realizzare? Io finisco il mandato nel 1990.
Al momento il casello resta in Alvisopoli, è approvato e fa parte in qualche modo del piano degli investimenti dell'ANAS. Poi qua entra in gioco la Regione Veneto che aveva nominato dopo però. Come suo rappresentante in Consiglio di Amministrazione l'allora onorevole Lucio Leonardelli, e quindi eventualmente chiedete a lui i passaggi successivi. Quello che mi preme eventualmente sottolineare è questo aspetto qua. Perché il casello viene spostato? Il casello viene spostato perché c'è un accordo fra il Comune di Fossalta e il Comune di San Michele a Tagliamento, che per affinità elettive, ma in realtà affinità elettorali, perché diciamo in qualche modo c'era questo lineamento, credendo di fare cosa buona e giusta, di dire noi abbiamo Bibione, quindi anziché fare l'uscita a Visopoli, povera frazione dell'ultimo comune Fossalta, lo spostiamo nel grande comune San Michele. E questo secondo me è stata la causa del ritardo. Ecco, diciamo però che siccome un territorio non si ferma mai a Bibione o a Fossalta di Portuguaro, un territorio è un po' più vasto, in quel preciso periodo, oltre che Bibione, diciamo San Michele e Fossalta come affinità, diciamo, politica, c'era anche Tellio Veneto e Portogruaro, che c'era un'affinità politica. Per cui lo spostamento di questo casello che modificava un po' tutte le cose, partendo dall'Est Garrett Park, che non stiamo parlando di qualcosa così di strano, e praticamente si è bloccato poi, perché poi non ha avuto più la possibilità di muoversi come strada per una zona artigianale o industriale. Ecco. E per cui in quest'area, in quel momento, c'era anche tutto un movimento di sinistra che lavorava in questo territorio per non fare alcune cose. Secondo lei ha avuto importanza questa situazione politica di territorio più che, visto che i sindaci erano... Io sono dell'idea che mancando, diciamo, la paternità, l'origine del progetto a questa componente, chiamiamola genericamente di sinistra, la confusione regnasse in quel momento, quindi non avevano ben chiaro cosa e come si poteva sviluppare il tutto partendo proprio da un'uscita autostradale. E un successo parziale che era il recupero dell'ex area raffineria con questa trasformazione in area industriale, artigianale, eccetera. E anche lì in qualche misura non era digerita la storia, non era digerita. Perché il peso sarebbe poi tutto gravato, quindi anche i benefici, in quelli di Fossalta e quelli di Portogruaro. Quindi onestamente sono convinto che da buoni politici dell'epoca di sinistra fermare il tutto fosse uno dei loro scopi. Poi invece hanno capito che la cosa era non solo interessante, poteva far da volano allo sviluppo del territorio e l'hanno cavalcata, ma ormai era troppo tardi, il treno era passato. Lei è stato sindaco, ma anche un uomo politico che si è sempre interessato, insomma, ai margini, ma insomma, ha fatto comunque la sua parte perché insomma, ha fatto 5 anni da sindaco. Ma è sempre stato in prima linea nella politica, nel senso che non l'ha mai persa di vista. Conosce molto bene il nostro territorio, ecco. Adesso è l'Est Garrett Park, ma ha preso, prima aveva altri nomi, ma sempre quella è la zona che ne parliamo. Poteva essere anche quella una porta industriale e artigianale tra Veneto e Friuli.
importantissima, perché a quel tempo poteva essere forse la zona migliore, no? E forse magari zone che a confine col Friuli sono nate, magari poteva essere questa la zona che poteva avere l'autostrada e il casello, eccetera. Per cui quando si cerca in questo momento di costruire la storia dell'autostrada, si si dimentica forse di questo passaggio, perché questo passaggio sarebbe stato un passaggio importante sotto l'aspetto economico e sociale di un territorio. Ah, mi fa sorridere questa sua sottolineatura. In effetti, conoscendo un po', mi riferisco ovviamente a quei tempi, a quel mondo politico-amministrativo, la cosa chiara per la sinistra era: intanto blocchiamo, dopo si vedrà, però inizialmente partiva tutto da intanto blocchiamo. In effetti l'idea forte di una regione che si apriva partendo da Villa Mocenigo, dalla sua storia, e che poteva recuperare un'area che era stata ferita con il progetto della raffineria, che aveva impegnato capitali enormi da parte dello Stato, ma che andava recuperata. Quindi l'occasione era ghiotta per tutti. Non averla cavalcata nel momento giusto, io penso sia una colpa per chi in qualche modo ha deciso questa scelta. Ecco, la ringrazio del suo tempo e anche di aver chiarito un attimo una parte della storia di questo casello che ogni giorno, visto che con le problematiche dell'autostrada, si mette in mezzo il mondo su questo casello, che poi chissà se verrà fatto, perché effettivamente rischiamo veramente di averlo perso nel momento in cui si era spostato. Questa è la mia idea. Io sono sincero, ero presente qui a Fossalta di Portoguaro nel 2002, mi sembra, non voglio sbagliare la data, ma comunque era il 2000, i primi anni 2000, quando si è fatto l'incontro nella biblioteca di Fossalta di Portoguaro, che si è stato deciso di spostarlo nel centro, 500 metri più avanti. Ecco, questo casello sembrava che la strada dovesse, le motivazioni, tagliare alberi, non lo so, cioè c'era un qualche cosa che strideva un po' sulla verità, si capiva benissimo, però qui si è spostata. Però chi era presente, chi conosce un po' la politica, si è capito che in quel momento si è perso. E si è chiuso un capitolo. Bene, grazie a lei. Buona giornata.